È una lettera di Eti Hillesum, una lettera scritta nel campo, nel cosiddetto campo di smistamento di Westerbork, nell'Olanda nord-orientale, è datata 24 agosto 1943. Il passo di questa lunga lettera, che venne poi pubblicata lo stesso anno dalla resistenza olandese. Lui cammina lungo il Trino con passo militare. È un uomo ancora relativamente giovane che ha fatto carriera, se così la si può chiamare. Ha poteri assoluti sulla vita e sulla morte degli ebrei olandesi e tedeschi raccolti su questa brughiera del Drente. È probabile che solo un anno fa non sapesse nemmeno dell'esistenza di questa brughiera, del resto non lo sapevo neanch'io. Stamattina fa deportare 50 ebrei in più perché un ragazzo in pigiama celeste si è nascosto in una tenda. Il comandante cammina lungo il treno, i capelli grigi spazzolati con cura spuntano sulla nuca, da sotto il suo piatto berretto verde chiaro. Per quei capelli grigi che contrastano così romanticamente con un viso ancora giovane, vanno in estasi molte sciocche ragazzine di qui, anche se non osano confessarlo apertamente. Il suo viso è quasi grigio ferro questa brutta mattina. È un viso che non sono ancora in grado di decifrare. A volte mi fa pensare a una sottile cicatrice in cui sono concresciute rabbia, scontentezza e falsità. E poi c'è qualcosa nella sua fisionomia che sta a metà fra un azzimato aiutante di parrucchiere e l'assiduo frequentatore di una bettola di artisti. Ma la rabbia e la forzata rigidezza predominano. Il comandante cammina con passo militare lungo i vagoni merci che scoppiano di gente. Sta ispezionando le sue truppe, malati, lattanti, giovani mamme e uomini rapati a zero. Arrivano ancora alcuni malati sulle barelle. Lui fa un gesto impaziente. Le cose non vanno abbastanza in fretta.